Tutti i dati dei cittadini italiani dovranno essere digitalizzati e contenuti in un portafoglio elettronico sempre disponibile. Questo, in sintesi, quanto affermato dal ministro per l'innovazione Vittorio Colao alla stampa internazionale. Inoltre, ha spiegato il superministro digitale, l'obiettivo è creare una vera e propria Schengen del digitale, cioè un QR code che contenga tutti i dati e i documenti valido in tutto il vecchio continente. L'Italia vuole essere all'avanguardia e fare da apripista del progetto di digitalizzazione, dando il via alle riforme necessarie per ottenere i fondi di Next Generation Europe. Identità digitale per tutti, quindi, convertendo patente di guida e carta d'identità e tessera sanitaria in un QR elettronico. Per un'Italia migliore e più competitiva, ha precisato il mega ministro mostrando una serie di slides agli eterodiretti giornalisti della stampa internazionale. Il percorso delle riforme è tracciato e nessun futuro governo potrà smontarlo, ha precisato Colao, spiegando che sono già stati stanziati 15 miliardi di euro, 11 per il digitale, cioè per adeguare la fibra ottica all'internet delle cose e dei corpi umani, mentre 4 miliardi andranno per portare dallo spazio il 5G e il 6G a tutto il territorio italiano. Il piano, sostenuto da organizzazioni extranazionali e sostitutive dei governi, come il World Economic Forum, prevede un paese interamente digitalizzato, connesso e online, dove tutto sarà potenzialmente controllabile e tracciabile. Nulla potrà sfuggire a quello che pare a tutti gli effetti un grande fratello digitale che controlli tutto, dai documenti al conto bancario, dalla tessera elettorale fino al fascicolo sanitario elettronico che custodirà l'intera storia del nostro corpo e renderà possibile anche trattamenti sanitari a distanza, che sono quelli su cui punta la nuova sanità 4.0. Il ministro Colao, già ex AD di Vodafone, ha orgogliosamente preannunciato che saremo il primo paese europeo che avrà il 100% di fibra per il 5G. Copriremo il 99% della popolazione e le reti a banda larga saranno per il 94% in fibra, aggiungendo anche che a dicembre di quest'anno avremo completato tutta l'architettura digitale del paese. Il fu bel paese si appresta così, alla faccia dei complottisti, a diventare il capofila del piano del World Economic Forum. Il dado è tratto.